Messer Jerry, selfie. Amo messaggeri amore. Benvenuti al video della candelarizzazione dello sterminio delle mie opere. Ho qui due urne fatte con il vaso di Socrate, dove ho messo dentro in un vaso i nomi delle sculture condannate allo sterminio, condannate a morte, e la data nel quale verranno eseguite le sentenze, se non succederà un riscatto. Ho voluto mettere un nastro giallo nelle sculture che sono intoccabili per distinguere dalle sculture che invece sono destinate alla estinzione. Volevo dire una cosa che adesso mi sta sfuggendo, si vede che la devo lasciare andare. Volevo chiedere a due bambini, figli di un mio amico che abita qui di fronte, David, di fare l'estrazione sia delle date che delle sculture, per lasciare al caso il responso, la decisione di chi deve e quando se ne deve andare da questo mondo illusorio. Poi ho visto che, come altre volte è successo, non si fanno vedere, e per cui capisco anche l'imbarazzo da parte dei nigeriani, che sono molto cattolici, e farsi vedere con uno che maneggia un simbolo che la religione cattolica comunica da molto tempo che è una cosa da non guardare. Infatti i crocifissi hanno il panneggio davanti, no? Coprono la parte pulvica dove c'è il sesso, che vuol dire non guardare, facendo anche un falso storico, perché i crocifissi li crocifiggevano nudi per proprio offenderli completamente fin dentro la più profondità della vergogna che potevano avere. Adesso io, vabbè, no, lì lascio stare. Ho un Cristo che non ha il panno copri pene, ma il pene ben in erezione mentre il crocifisso, no? E lo farò vedere magari alla fine di questa tornata di distruzione, a seconda di come vanno le cose. Quello che voglio dire è che io le condanno alla distruzione perché è semplicemente in linea con la verità della cultura, di come io ho potuto vivere i miei anni fin da bambino fino adesso nella città che mi ha dato i natali, Ravenna. Siccome sono cosciente, no, della mia vita, percepisco che è finito il mio periodo a Ravenna. Quello che io ho potuto fare e la crescita che è avvenuta grazie all'ignoranza, a non vedermi, no, da parte dei miei concittadini e anche dalle autorità, perché probabilmente se mi avessero visto forse mi avrebbe fatto anche del male. Nel senso che mi sarei montato la testa, mi sarei creduto chissà che cosa, non avrei neanche scavato più di tanto, inseguendo quella sensazione di disagio interiore quando senti che le cose vanno contro natura, vanno in contropelo. E per cui arrivare a questo momento dove si decreta la morte della prima fase della mia vita, no? Quella di essere stato a Ravenna, è giusto che si chiuda con una distruzione, perché il messaggio che deve passare non è un messaggio tipo un artista risentito vuole far star male i suoi concittadini perché non lo hanno riconosciuto, assolutamente. Ho detto a varie persone in varie occasioni, quando è capitato il discorso, di essere molto contento di essere nato a Ravenna, una città che proprio non mi ha mai visto, che mi ha sempre ignorato e addirittura mi ha messo i bastoni tra le ruote, no? In mezzo alle gambe. Perché questo mi ha veramente aiutato a crescere come artista. E nella mia follia sono cresciuto, devo dire, abbastanza coerente con me stesso. Cioè senza prostituire quella parte vera di me, no?
senza scendere a compromessi, ho fatto richieste come tutti, no? Anche alle autorità, ai vari, e non hanno mai avuto problemi a dirmi subito, senza tanti giri di parole, perché a volte fanno fatica a dirti di no, no? La sindrome giapponese, no? Fanno fatica a dirti di no, ma se no poi lo capisci. Con me non hanno neanche avuto quella remora lì, no ragazzi non ci interessa, secchi, decisi, pronti. Per cui non è per una rivalsa contro la mia città e contro i miei concittadini, ma è una rivalsa contro l'umanità intera, intera, perché siamo plagiati a un livello tale di cui non ce ne stiamo rendendo conto. Per cui, siccome sono convinto che tutto succede per il meglio, in questo momento nel mondo sta avvenendo una cosa epocale di un'importanza inimmaginabile per la consapevolezza di ognuno di noi, ma sta succedendo e noi ci siamo dentro e io ci sono dentro e sono sveglio e non mi faccio codardo, non mi schiero da parte di quei pochi che non hanno capito un cazzo e rinnego la mia natura, la vita, no? Non la faccio questa cosa qui. Ma essendo io un artista e sapendo che l'arte suprema, l'arte più importante di tutte, più della poesia, più della letteratura, più della scultura, più della musica, più di qualsiasi cosa, l'arte suprema è l'arte di essere coscienti e felici della realtà che stai vivendo in questa parentesi terrestre che ha un inizio e ha una fine. E il trattino che intercorre dalla parentesi iniziale e la parentesi finale dipende dai respiri che ci vengono donati, senza mai farcela pesare come ce la fa pesare qualsiasi altra persona o ente. Ti do questo, sii riconoscente, guarda che importanza ha, no? Cosa che potrebbe farlo il respiro, potrebbe dirci guarda qua cosa ti sto portando la vita, no? Renditi conto, con una magia di un respiro io ti porto la vita, tutto quello che ti serve affinché tu possa fare esperienza in questa vita e viverti il tuo film da protagonista. E lo scopo della tua vita, della mia vita è gioca alla guerra della pace, perché è lo scherzo che ha accompagnato sempre tutti i nostri scritti storici, la nostra memoria storica, no? Noi abbiamo sempre fatto questa cosa qui, la lotta tra il bene e il male. Ci hanno talmente rincoglioniti con questa cosa che i romani hanno addirittura creato quasi una legge dicendo se vuoi la pace prepara la guerra, no? È vero, prepara la guerra se vuoi la pace, ma non quella guerra che sta succedendo adesso, fisica, con armi, eccetera, ma preparati alla guerra interiore. Perché il nemico più importante ce l'hai dentro, è quello che ti fa prendere la decisione di stabilire cosa è giusto e che cosa è sbagliato senza verificare mai se è vero. Ma ti sa abbindolare, ti sussurra delle cose perché tu lo credi un tuo amico, puoi dubitare tu di te stesso? Sì. Tu devi, ad esempio, per fare, e poi comincio a fare estrazione. Quando facciamo un carro armato, lo costruiamo con un'intelligenza, calcoli ingegneristici, di costruzione, fusione dei metalli, tornio, calcoli, chimica, tutte queste cose qui, no? Ci vuole intelligenza. Poi quando tu usi questo carro armato per far del male della gente, è l'intelligenza che te lo fa fare o è la tua mente? No? La nostra mente, quella cosa che ci promette sempre che quello che noi facciamo in fin dei conti è per il nostro bene, non per il bene di tutti. Una delle leggi del marketing del cazzo è: non esiste il tutti, esiste l'individuo. Sì, è vero, esiste l'individuo, ma se l'individuo non si sente che è una parte di tutti, se questa unghia non sente di fare parte di tutto il mio corpo, quando io mi taglio la falange qui, lei se ne frega perché dice che mi frega a me, non è roba mia, io sono ben circoscritto, ho un confine qui, armato, sorvegliato, guai a chi lo tocca, di qua dalla falange puoi tagliare, non me ne frega un cazzo.
puoi colpire addirittura al cuore. Tanto io sono in periferia, coglione. Tagli la tua falange, uccidi il tuo cuore. Se non hai la consapevolezza, non se credi, perché non è un fatto di credere religioso, crede la fede cieca, altra baggianata che ci mettono nelle orecchie. Beati coloro che crederanno senza aver visto. Beati coloro. Beati coloro che crederanno senza aver mai sperimentato. Cioè, ma esiste una roba del genere? Beati coloro che diranno che in quel ristorante si mangia benissimo senza mai esserci stati. Beati coloro che diranno una cosa del genere. Beati o rincoglioniti? O ipnotizzati? O che aprono la bocca e non sanno quello che dicono? Perché gli hanno detto, li hanno maestrati a dire delle cose che non sono in connessione con il loro cuore. Comunque, sorpresina. Prima, mentre di sotto, avevo organizzato la scena per far vedere i bambini, poi ho portato tutto qua sopra, ho trovato un pezzo della scultura di Pantani che ho rotto per il secondo video. Adesso non so se si vede, la luce è un po' quella che è, però devo dire che questo occhio di Pantani mi ha dato un'emozione, per cui potrebbe anche essere che lo salvo e ne faccio un piccolo monumento funerario della mia idea di Marco Pantani. Tutto quello che rimane è questa roba qui, grazie anche ai genitori di Marco Pantani, soprattutto grazie a loro, perché Spadoni ha fatto semplicemente il suo dovere, l'abusivo nell'arte, per cui coerente. Ma tu genitore, io pensavo che tu avessi l'amore coinvolto, invece solo zucca. Allora, qui ho il calendario dove segnerò i nomi delle sculture in corrispondenza della data, se verrà fuori in agosto o settembre. Io ho calcolato praticamente che dal 4 di agosto, domenica, martedì, giovedì, io faccio una distruzione, fino ad arrivare alla fine di settembre. Mi sono detto, perché io volevo iniziare distruggendo lo stronzetto, poi mi sono detto no, non devo fare io questa regia qui, devo continuare, che sia il caso a decidere, perché qui dentro ci sono delle sculture, dei pezzi, degli esemplari unici, per non parlare della Davida, importantissimi, che costano tantissimi soldi, come Pasolini, no? Per cui la mia mente diceva giocateli, no, queste cose qui, gioca Pasolini al momento giusto, lasci il tempo di crescere. Poi ho detto no, voglio che la regia di questa cosa la faccia quell'energia che mi tiene in vita adesso e che mi ha mosso fino a questo momento a fare tutto quello che io ho fatto e farò, anche se incomprensibile alla mia mente. Però penso che il fatto di lasciare scegliere a caso e di non chiamare due bambini, ma di farlo io, sia la cosa giusta, perché è una cosa che dipende da me e rimane tra me e il mio creatore. Se io capisco male, un giorno mi pentirò di questa cosa. Però nonostante che io mi rendo conto che sto distruggendo delle opere che ho lavorato con cura, mi sento bene nel farlo, mi sento vero, mi sento che quasi quasi tutta la bella arte che ho fatto l'ho fatta per poter arrivare alla distruzione e dare una comunicazione potente. Sarò pazzo, però non so ragionare diversamente e non vorrei ragionare diversamente. Non vorrei seguire quei discorsi che dicono segui quella positività, no? Quella cosa che l'arte è di tutti, che non deve morire mai, ma l'arte non morirà mai. Non morirà mai l'arte, anche se scoppiasse il mondo, l'arte nell'universo. Allora, non mi ricordo più in quale. Allora, dentro ci sono i vari foglietti che io mischio e tiro fuori i primi due. Vediamo. Allora, martedì settembre. Non so se si vede, vediamo. Martedì settembre, 3 settembre, la Davida Easy. La Davida Easy è una variante. Allora, il 3 settembre, andiamo a scrivere. Il 3 settembre, Davida Easy.
Davida Easy. Ok. Il 3 settembre. Danae, giovedì 26 settembre. Danae. Danae. Appena scrive poco bene. Ok. Poi. Lo stronzetto. Lo stronzetto settembre. Giovedì 5, vengo fuori tutti i settembre. Allora, lo stronzetto che io volevo distruggere prima lo distruggerò il 5 settembre, stronzetto. Stronzetto, ok. Solare, domenica 15 settembre, tutto settembre salta fuori, va bene. Allora, settembre 15 Solaris. Ok, via. Poi, il Rex, martedì 17 settembre, il Rex. Vedere perché spero che vi fidiate, cioè non sto barando. Rex il 17 Rex. Rex non è Rex il cane lupo, è la faccia del Cristo che ho fatto. Il trionfo, cominciamo col trionfo, fantastico. Allora, agosto, è uscito fuori un agosto. La prima distruzione comincia con il trionfo, qua, trionfo, trionfo. Poi metterò alla fine i prezzi dei riscatti, devo ragionarli un attimo. Per cui se c'è qualcuno che le vuole riscattare, o se vogliono mettere insieme per riscattarli. Anita, agosto 27. Anita, agosto 27. 27 Anita, questa è Anita Ekberg con Fellini. Oh, Filagon, settembre, domenica 8 Filagon. Ecco, siccome di Filagon ne ho due o tre, uno lo regalo a Mario Paolella, mio amico lottatore, che mi ha contattato tramite il web facendomi i complimenti e dicendomi che lui ha ricevuto la mia stessa conoscenza, le stesse tecniche della conoscenza, un anno dopo di me, che sono tanti anni che la pratica, e anche lui come me è stracontento della sua vita da quando si è completata con quel senso che mancava. Per cui nei vari Filagon poi spiegherò meglio, perché se si tratta di un esemplare unico c'è quello e si rompe quello. Le sculture che saltano fuori con i nomi dei multipli, lì faccio vedere i multipli che ho e poi dopo si deciderà quali salvare, se tutti, se nessuno, eccetera. Tempesta ormonale è un esemplare unico, viene distrutta giovedì 19 settembre. Ormonale, scrivo. Ormonale. Ok, andiamo veloci. La Sangiovesina piccola, martedì 6 agosto. Agosto è di qua. Allora, martedì 6 agosto, Sangiovesina. La Sangiovesina, ce ne sono due o tre, Sangiovesina, ce ne sono due o tre, e lì sceglierete, ma sudo che mi vuole detergere un po' il sudore, perché è veramente caldo. Qui ho anche
può darsi che sia anche un po' il fatto emotivo che mi faccia sudare, chi lo sa. Queste sono condanne a morte che io faccio, ma però che non vogliono essere arrogantemente decise in maniera perentoria. Potete intervenire voi se volete salvarlo. Farò dei prestiti che non sono quelli di mercato, però ancora non ho deciso. Ora, è venuto fuori Garibaldi, agosto 20. Il 20 agosto qua Garibaldi. Garibaldi e Anitta. Garibaldi, 20 agosto. Ok. Poi chiaramente le prime cose che dovrò... Ah, Inri. Inri è un dipinto. Si distruggerà martedì 13 agosto. Inri. 13 agosto, martedì Inri. È un quadro dipinto che adesso è sulla parete. Un bel quadro. Oh, bella. La dolce vita, giovedì agosto 22, dolce vita. Ecco, dolce vita, credo che ce ne siano due. Credo che ce ne siano due, per cui deciderò di distruggerne una delle due e poi l'altra vediamo. Poi Maddalena, un quadro, un dipinto, settembre il 21, Maddalena la distruggiamo il 21 settembre, il giorno internazionale della pace. Allora, Maddalena, ok. Che caldo, che sudata, non è che si dice in genere. Ah, i vasi, questi vasi qui si chiamano il vaso Socrate, non so se si vede, ci sono le quattro tecniche accennate, non sono descritte, però le quattro posizioni delle quattro tecniche della conoscenza, sia in questo qui che in quest'altro. I vasi sono intoccabili, servono per il film. Ecco, ok, allora, cosa ho tirato fuori qui? La Davida, questa è proprio la Davida della scultura, La Davida la scultura, perché io ne ho due, una la tengo per Alessandro, ma c'è quell'altra di dietro che invece è libera, che quella lì è destinata all'estinzione, e là sarà difficile sterminarla quella. Il bastone di ebano della Giuse mi sarà utile. Giovedì settembre 12, la Davida. Ok. Leda, martedì 10, Leda. Faccio vedere. Si vede, non so, Leda, ok. Caino e Abele, domenica 18 agosto, di qua, agosto, 18 agosto, Caino e Abele. Poi racconterò, man mano che ci avviciniamo, tutta la storia dei vari pezzi, per farne capire un po' l'importanza e soprattutto parlandone io invece che dei critici che non sanno assolutamente nulla né dell'artista né di quello che voleva fare, a parte che poi chi l'ascolta veramente i critici, insomma. La Sfinge, che sarebbe poi Cicciolina in realtà, domenica 22, il giorno dopo la Sfinge, il giorno dopo il giorno internazionale della pace. Se non succede qualcosa di importante, perché tutte queste sculture, se vengono riscattate prima del tempo, io ricevo il messaggio e allora cambio la direzione della barca, non è che sono ottuso, ma se vedo che la cosa continua a rimanere per come è stata per tanti anni, è inutile illudersi. Quella è la realtà e io, dopo tanti anni, arrivato all'età di 65 anni, posso onestamente dire, ok, Ravenna non è il mio campo dove io posso dare i frutti della crescita che ho avuto come seme o come scemo, è uguale, fate voi. La Davida Face,
è la Davida, la faccia della Davida del modello del 92-97, verrà distrutta martedì 24, Davida Face, scrivo Face, Davida, ok, ammazza, ci sono ancora tanti fogli, ma... E poi non c'è tutto quello che ho fatto, eh? Allora, la Sangiovese viene rotta domenica 29, Sangiovese. Ci sono delle cose importanti da dire sulla Sangiovese. Comunque preparerò tutti i video, perché io, come dire, seguo, abbraccio quello che è il canovaccio e poi mi lascio dietro quello che succede, che cosa... Ah, Pasolini, domenica 25 agosto, Pasolini è tosto da rompere, Pasolini, domenica 25 agosto, l'esecuzione di Pasolini, se non succede qualcosa che lo riscatta, sarà uno spettacolo d'arte drammatica di una potenza che sorprenderà anche me, credo. Maria è un quadro, domenica 1 settembre, Maria. Ok. Oh, beh. Achille, agosto, cazzo, agosto, giovedì, 8 agosto, Achille. Achille ha una bella storia da raccontare, ma come tutte le mie sculture, proprio sono piene di fatti di vita, di cose che poi mi sono accorto nel tempo di avere sempre risuonato bene, anche se in un momento mi sentivo anche un po' antipatico, dicevo perché faccio così, però era qualcosa di più forte di me, che amava di più la verità che le mezze misure. Il gatto è un dipinto che giovedì 29 agosto sarà distrutto. Se non si è a casa da qualcuno che ama i gatti o ama l'arte o ama quel quadro lì. Poi la mamma, per Ferragosto sacrifichiamo la mamma vestita, la mamma vestita. Oh, bella. Gli amanti, un esemplare unico, 11 domenica agosto, amanti, anche qui c'è una bella storia da raccontare. Sono finite? Io ho finito tutto, finito, non c'è più niente e non c'è più niente, qui cosa c'è scritto? Si legge? Non si legge, eh? Vabbè, fa niente. Questo c'è la doratura. Tutti questi puntini qui sono fatti in fosforescente. Tutti questi puntini qui. E di notte si vede come se fosse un pezzo di cielo d'universo. Ok. Questa è l'estrazione. Adesso io devo stabilire i prezzi del riscatto. Allora. I prezzi del riscatto, dal prezzo diciamo che io facevo di base, per dare, perché mi siedo perché è sudata. È un vero sudario. Allora, i prezzi che io stabilisco per il riscatto sono in due, finora ho pensato di farli in due modi. Il riscatto che ti permette di diventare il proprietario della scultura e di mettergli il nastro giallo intorno al collo con il nome del proprietario che sarà la sua e l'ha salvata dalla distruzione. Se invece verrà distrutta, terrò da conto tutti i pezzi e venderò
venderò quei pezzi pesandoli in base al chilo, ai chili che erano fuori. Chi vuole comprarsi la scultura distrutta ha la possibilità, in questo mondo talmente assurdo, come è successo con la merda d'artista di Manzoni, che questa arte diventa riconosciuta arte quando non è più arte, che è distrutta. Non mi stupirei di una cosa del genere. Per cui io li venderò, li peserò e stabilisco adesso che mi faccio dare 10 euro al chilo. 10 euro al chilo, non peserà tanto. Non peserà tanto. Allora, il trionfo, che è il primo che viene distrutto, domenica 4, il suo prezzo originale, questo qui, era 1200 euro. Siccome li voglio abbassare praticamente a un terzo, 1200, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ah no, quello è un quarto, sì, sarebbe 400, 4, 48, 4, sì, un terzo. Il riscatto del trionfo sono, no, secondo me è ancora troppo, 400 euro, diciamolo un quarto del suo valore, per cui 300 euro, un riscatto di 300 euro vi assicura un esemplare unico, perché poi spiegherò, perché gli faccio un video a parte, no? Giusto per dare i prezzi del riscatto, Achille, ad esempio, Achille è un esemplare unico, e gli esemplari unici del lavoro che ha avuto quello lì, quello è un esemplare unico che come minimo deve costare 15.000 euro. 15.000 euro diviso 4, 7 e mezzo, 3 e mezzo, 3, 3.000. 3.000 euro Achille viene salvato. Pensate che ci sono delle sculture, ma lo dirò poi dopo. La Sangiovesina le vendevo sulle 2,50, praticamente 80 euro ed è salva. In rienquadro, mi sembra che l'avevo messo sui 1000 euro, per cui 2,50. Il Garibaldi, anche lui era sui 200 euro, per cui 50 euro il Garibaldi. L'Anita Egber che veniva venduta sulle 3,50, si può fare 100 l'Anita, ma tanto verranno distrutte. Lo metto giusto per non avere lo scrupolo, che mi vengono a dire non hai lasciato alla gente la possibilità, gliela lascio, avete 2 mesi di tempo per riflettere, di fare qualcosa, di muovervi, di farvi sentire anche dalle istituzioni, perché se fate solo il pensiero dentro la vostra zucchina di essere d'accordo o contro, non conta niente. La Dolce Vita 200 euro perché le vendevo 800. Il Gatto uguale, è un dipinto, però fatto con una cornice particolare, per cui 2500 euro il Gatto. Poi capirete perché. Gli amanti è un esemplare unico, è una terracotta modellata espressamente, c'era una modella che io guardavo, una ballerina americana, eccetera, la feci cucinare, non si ruppe, riuscirei a fare, e sta sui suoi piedi fondamentalmente, per cui il prezzo di un esemplare unico, considerando che non è un multiplo, c'è solo quell'esemplare lì, non è neanche un pezzo unico, perché il pezzo unico è considerato fino a 4 copie, esemplare unico c'è solo quel pezzo lì. Il prezzo degli amanti era un prezzo che era su 10.000 euro, per cui 2.500 euro per non vederlo morire ci vogliono. Poi se lo volete vedere morire, io metto i cocci all'asta, lì gli faccio il peso, poi è il miglior offerente. Speculo anch'io sulle mie disgrazie. Caino Abele è un quadro che mi ricordo un commercialista mi offrì 3.000 euro. Tanti anni fa, per cui lo metto
lo metto 800 euro comunque. No, anzi, lo metto 1000 euro, perché li merita tutti, poi racconterò, perché c'è anche la cornice in questo quadro qui, la quattro stagioni. Poi abbiamo Pasolini. Pasolini è un esemplare unico. Il suo valore, se consideriamo che Jeff Koons ha venduto per dei miliardi una sculturina fatta così di Michael Jackson che aveva una scimmia in braccio, no? 11 miliardi, più tante altre robe esorbitanti, se io lo metto 50.000 euro nessuno può gridare allo scandalo. Poi scontato di un quarto, 50.000 euro sono 12.500 euro. Pasolini, per essere salvato dalla seconda morte artistica, ci vogliono 12.500 euro. Io credo che morirà Pasolini, credo che morirà, a meno che non ci sia qualche genio, magari anche solo per amore dei soldi, non tanto dei valori della vita, ma per l'idea di fare un investimento, perché tra l'altro l'arte è l'investimento più redditizio che esiste in economia. Ovviamente devi beccare l'artista buono quando non lo considera nessuno. Io ho avuto la fortuna di restare anonimo per più di 40 anni dentro questa città bizantina e posso essere anche scoperto fondamentalmente, perché io dentro di me sono convinto di essere l'unico artista che sta facendo l'unica cosa che ha senso per un artista fare nel mondo. Ma non ha a che fare con l'ego, perché è una cosa che mi sono ritrovata così, strada facendo, cammin facendo. Per cui, siccome io mi sono accorto col tempo di fare le opere profetiche, bene, farò un video dedicato per questa cosa qui, questa opera profetica che io sto facendo, c'è anche il monumento dedicato alla pace, perché quando ho pensato di fare il lavoro del progetto del monumento alla pace, non avevo ancora scoperto che facevo delle opere profetiche, me ne sono accorto tempo dopo, per cui siccome, come tutte le mie opere, anche questa opera qui è nata in un certo modo, se tanto mi dà tanto, la profezia del progetto dedicato al monumento alla pace, che nella sua essenza è: se si riusciranno a realizzare i tre Colossei, quello grande centrale più i due esterni, uno dedicato all'arte e uno dedicato alla scienza, con la Davida grande come il Davide di Michelangelo, come il minimo, forse può essere anche più grande, in quel caso lì, quello è il segnale che nel mondo la pace umana, che comincia dagli individui e si diffonde, dilaga ovunque nel resto dell'umanità, sarà finalmente compiuta. Per cui secondo me lavorare dietro a un valore che nel futuro sarà l'unico valore che resterà a farci compagnia di tutti questi pseudovalori sul quale ci sbattiamo il culo dalla mattina alla sera, mese dopo anno, e anno dopo decennio e dopo secolo, la cosa credo che abbia un certo interesse. Per cui, però, sono d'un pacifico anche a distruggere veramente tutto quello che è di mia proprietà. Quello che è di proprietà di alcuni geni rimane la loro proprietà. Se c'è qualche altro genio dell'ultima ora che, perché non aveva saputo, si sta svegliando adesso, sveglia, hai ancora la possibilità di fare bingo. Se non ce l'hai, bingo, lo faccio io, perché non faccio altro che dire il livello di sonnolenza drammatica che stiamo vivendo. Ho finito. Messaggeri, selfie!